Salve a tutti, vi devo dare una buona notizia, sto registrando con la Tube Catcher, è molto meglio di Hypercam, dove prima, come potete vedere dal primo Minecraft Adventures, questa è la seconda puntata, sta passando un treno ma non me ne frega, questa è la seconda puntata e come potete vedere la risoluzione è migliore, comunque si vede meglio. Ok, oggi parleremo in Minecraft della seconda Minecraft Adventures, seconda puntata. In realtà io, nella puntata in cui ho registrato con Hypercam, sono successe un sacco di cose. Allora, innanzitutto le canne da zucchero. Ho iniziato a coltivare le canne da zucchero. Poi, adesso ho aspettato un attimo, sì, è facile. Poi sono andato in una caverna gigantesca, in cui è durato più di 15 minuti, per quello che non sono riuscito a caricarlo e quindi ho avuto anche tempo di caricare questo. Attenzione, nella caverna gigantesca, allora, mi hanno detto che con i Tube Catcher laggava Minecraft, infatti è vero, ma come mai ci sono numeri di fraps? Questo non lo si capisce, per favore rispondetemi nei commenti. Allora, comunque, una caverna gigantesca dove ho trovato del diamante. Ebbene sì, in una cassa come queste, che aveva, non è questa, adesso è riordinato, eccolo qui il diamante, in una cassa della Mineshot. E un'altra cosa, come potete avere, sono The Amazing Spider-Man. Non metto l'armatura perché sono un temerario. E ho trovato tante altre cose come smeraldo, oro, lapislazzuli, pietra rossa, lingotti di ferro. E adesso guardo un attimo la mia attrezzatura, quindi questo mi serve. Questa puntata numero 2, visto che ho già trovato il diamante, andrò in cerca di altro diamante. Quindi questo, in questa cassa metterò di tutto, diciamo. Ah, poi vi consiglio di portare sempre con voi della legna, perché non si sa mai. Carbone anche, se magari vi servono delle torce, anzi, a proposito, adesso servono sicuramente delle torce, quindi la pala e anche dei blocchi dove costruire, con cui potrete poi costruire. No, ok, circa questo. Poi il mangiare, sempre una scorta di mangiare. E adesso pianterò anche l'anguria e poi finiremo questa piccola puntata. Come vedete, questo è il mio trampolino. Però prima, per piantare l'anguria, mi devo costruire una zappa. Adesso vado a costruire una zappa. Ovviamente di qua non si passa. Con il tubo infatti si vede molto che sta laggando. Però visto che... Dai! Ah. Allora... Cosa che mi serviva? La zappa, sì. Allora... Me la faccio, sì, di ferro tanto. Metto un blocco, 4. 4 bastoni. Allora, com'è che si faceva? Credo così. Sì, zappa. Adesso delle faccio perché per adesso è giorno. Buttiamoci. Allora, io ho coltivato pochissimo, quindi non so bene come si faccia. Però spero di imparare in fretta. Ok, credo così. Bene, così. Metto anche l'ultimo pezzo. No, no, tanto il cavo. Torno al gioco. Metto i semi di anguria.
sono molto rari. Ok, credo che così si possa coltivare. Adesso l'obiettivo sarebbe di andare in giro a cercare altri semi. Vediamo la canna da zucchero pian piano fresco. Semi. Come vedete questi sono dei semi, non va via però. Ecco altri semi. Semi. È vero che like. Peccato. Dicono che quello migliore sia Cam Studio. Cam Studio, come diavolo si pronuncia. Però a me piace di più caccia. Allora? Perché si possono fare anche altre cose, tipo scaricare musica da YouTube. Ecco l'ultimo pezzo. E così finiamo la nostra piccola coltivazione di angurie e di altri semi. Di grano, cioè. Come vedete, se ci saltate sopra il terreno si distrugge. Se c'è bisogno di zappare. E basta. Il uomo ragno è pronto per andare in una caverna. Obiettivo di oggi. Cosa è successo? Niente. Allora, prima ci cuociamo della carne. Allora, e dai. 5 d'oro, grande. Ne mettiamo ancora uno di carbone per cuocere gli ultimi pezzi di carne. E qua sopra 30 di ferro, infatti. Che giornata. Allora, più 30 di ferro siamo a 48 lingotti. Il carbone lo mettiamo qui perché questo pezzo non ci serve. Allora, qui abbiamo la bistecca, pollo crudo, adesso facciamo anche il pollo. Credo che due bastino, sì. Qui è già cotto. Quindi abbiamo... cosa che abbiamo? La costoletta di maiale cotta, la bistecca. Quindi qui sì che si pranza bene. Il pollo cotto, che sicuramente... credo che basta. Pollo cotto. Poi il bello di YouTube catcher, sì, adesso io dovrei imparare a pronunciarlo, è che te puoi, come in Fraps, impostare un limite di registrazione. Infatti io non ho ancora la partner e con questo limite così posso rispettare i 15 minuti. Ok, abbiamo anche il pollo, abbiamo le uova, abbiamo tutto, partiamo. Ecco la nostra coltivazione, la nostra cultura, la cultura cubetti, come estrarre una radice quadrata. Sì, ok, una barzelletta molto facile. Obiettivo di oggi, attenzione, fare un posto in avanguardia in Minecraft, cioè, allora, in pratica, costruire da qualche parte un posto. Insomma, sono creato al momento, ok, dovevo mettere un posto dove fermarsi mentre si va in giro. Allora, quindi prima cosa mettere, tenere la notte. Quindi circa dove adesso io ho il puntatore, perciò devo girare di qua. Ok, così. Un attimo, devo mangiare. E si inizia. Circa, dove, ecco. No, è un po' troppo vicino, più o meno dove c'è la cascata. Cos'è sta roba? Anche se a me piace avere una sua singola casa. Ecco, ho trovato il posto perfetto di come posto di avanguardia. Dove poi questo salvataggio diventerà un server, insieme a un nemico farà un server. Uovo. E io avrò un posto di avanguardia perché in pratica ci combatteremo e ognuno può distruggere l'altro. Questa l'ha vietato rubare dalle casse, perciò metto altri uova.
Perché sto scavando con una bistecca. Allora, qui dovrò farmi subito le scale artificiali per arrivare a un posto. Allora. Devo far così. No. Così imparerete anche come si fanno delle scale. Ecco. Più o meno sto sprecando soltanto il piccone. Qui sarà il mio passaggio segreto al nascondiglio. Però mi sa che è meglio mettere delle torce. Ok, credo di essere arrivato. Vediamo più o meno dove sono. Perfetto. Esattamente, perfettamente. Torcia. Dove io potrò sbirciare il mio nemico, che credo si sposterà. Allora. E dov'è che ho detto che lo volevo fare? Cerca qua. Non credo cosa altro si potremmo mettere. Ma io ci sto risolvendo qua sotto perché il tetto c'è. Mi metto un crafting table. Ok. No. Crafting table. Qui sotto. Una fornace perché non si sa mai. E una cassa grande. Perché la sto facendo così? Allora devo andare qui sul crafting table. Ecco, infatti ecco cosa serviva al tetto. Due giri per una cassa grande. Bene. Abbiamo due casse. Sì, però si sta bagnando la fornace, mentre lì non si bagna perché il tetto si vede qui. Quindi questo sarebbe il mio posto super avanzato. Mettiamo la torcia, allora là in fondo c'è la mia casa. Mettiamo solo alcune torce di riconoscimento. E in questa cassa potrei mettere qualche arma, tipo io ho tantissimo ferro, perché metto qui la mia spada di ferro per il momento, ho il mio piccone di ferro, la zappa non credo serva, a posto, cioè non credo, del carbone mettiamo un altro circa, un'altra di legno, un pane, ok, e questo sarebbe il mio posto di avanzamento. Io riposerò qui, grazie, alla prossima puntata con Unicorno 007.